Ancora una grande vittoria, una grande prestazione degli azzurri di Spalletti che concludono, o meglio, si allineano a punteggio pieno in testa del girone A di Champions League, si assicurano il passaggio del turno, il passaggio agli ottavi di finale della massima competizione europea e lo fanno da grandissima squadra, perché l'Ajax non era venuta al Maradona a fare una passeggiata, si è trovata sotto di 2 gol dopo un inizio folgorante degli azzurri, quindi non per demerito degli olandesi ma per una eccezionale interpretazione della serata da parte degli azzurri, con un Kvaratskhelia praticamente incontenibile. Lo avevamo capito e ve lo avevamo raccontato nei primi minuti nei quali eravamo rimasti in diretta. Praticamente il georgiano su tutto il fronte dell'attacco, sinistra e destra, ammattendo letteralmente i dirimpettai, costringendo l'arbitro ad ammonirli perché gli olandesi non erano venuti a fare le carezze a quelli del Napoli. Una grande interpretazione, gol di Lozano in conclusione di un triangolo spettacolare con Zielinski e poi il raddoppio di Giacomino Raspadori, ancora una volta lui. L'Ajax ha provato con i denti a rimanere attaccata alla partita, aveva accorciato le distanze con Klassen, poi calcio di rigore concesso a favore del Napoli e trasformato proprio da Kvaratskhelia, quindi ancora in gol l'Ajax per accorciare le distanze nuovamente e tenere viva la partita, fino a quando Victor Osimhen non si è inventato una progressione che probabilmente io almeno non vedevo dai tempi di Edinson Cavani in maglia azzurra. Lo chiederemo chi Cavani lo ha allenato. È riuscito a recuperare un pallone e strapparlo dai piedi di Blind per depositare nella porta sguarnita per il 4-2 finale e l'esultanza incontenibile di un intero stadio, di un'intera città tutta ricompattata al fianco della squadra e della società. Quindi meglio di così veramente non poteva andare. Lo studio che sarà definito tra qualche minuto dal rientro in campo di Salvatore Cagliazza, che sta scrivendo la sua corrispondenza per il Roma. Per ora ci sono il capitano Gianluca Carlato. Ciao Gianni. Trovati, buonasera. Con Giacca, perché giustamente l'orario. Ci vuole. Siamo in prima sera, ma anche per rispetto del Napoli. Assolutamente. Cosa combina? Ci vorrebbe anche la cravatta questa. Ci vorrebbe anche la cravatta. Cosa hanno combinato questa sera? Perché l'interrogativo anche nostro nella presentazione era: partita difficile, gli avversari vengono qui cattivi, ma il Napoli è andato oltre i loro demeriti. Ma guarda, sì, effettivamente ci aspettavamo una partita diversa, ma le ho state rispetto a quella dell'andata. Il Napoli ha avuto la bravura di fare un 1-2 praticamente in 18 minuti, quindi ha ammazzato letteralmente la partita, facendo riabbassare l'Ajax e temendo forse un'altra goleada. Poi è venuto fuori un po' l'Ajax nel secondo tempo con alcune occasioni, però era poco incisiva secondo me, e il Napoli è stato bravo a ripartire, ha subito qualche gol, però dai, ci può stare. Ma guarda, io parto da un altro aspetto, credo che sono numeri da grande squadra, primi in campionato, primi in Champions, 4 vittorie di fila in Champions, quante reti ha fatto il Napoli in questo girone di Champions? Cioè, ragazzi, questi sono numeri di grande squadra, cioè paragonabile a Manchester City, a tutte le grandi squadre d'Europa. Sta esprimendo secondo me il miglior calcio d'Europa in questo momento e anche il miglior calcio italiano, quindi chapeau a questa squadra e a chi l'ha formata, anche a chi la sta allenando, quindi bravi tutti secondo me. Parole nel prepartita di Cristiano Giuntoli, che dice: grazie ad Aurelio abbiamo creato qualcosa di carino, stiamo provando a divertirci. Adesso ora è il momento anche dello sfizio. Tu dicevi durante la partita: Aurelio non parla, è stato bravo a tenere la bocca chiusa quando le cose non andavano proprio benissimo, nell'attesa che potesse avvenire, nell'auspicio che potesse arrivare l'esplosione. Ora sai come bello pieno di ottimi auspici, diciamo. Assolutamente così. Io credo che sia anche fiero, no, di quello che ha fatto, a prescindere da tutti gli anni che ha in mano questa società. Quindi secondo me quest'anno è stato proprio l'anno migliore sotto l'aspetto del mercato, sotto l'aspetto delle scelte. Ha saputo resettare totalmente un'annata, diverse annate fatte di un certo livello, abbassando la media
sia degli stipendi, dell'età, quindi grande lavoro. A sinistra del nostro parterre con, sono già al loro posto, Corrado Sacone e Arturo Minervini. Questo qui, questa è l'ampia piazza sulla quale si sistemerà Salvatore Cagliazza. Ragazzi, cosa vi ha colpito di più? I numeri parlano da soli, perché 12 punti il Napoli, il Liverpool farà il derby del Regno Unito tra poco affrontando i Rangers di Glasgow e con 6 punti, 3 per l'Ajax e fanno di coda proprio gli scozzesi. A che dire, è un girone che il Napoli sta affrontando in maniera devastante, c'ha un organico che è importante, ma tutti stanno facendo la propria parte, quindi alla fine, sai, cioè, con una squadra del genere è difficile veramente perdere punti per strada. Io ricordo quando noi facevamo 12 punti con Rafa, con Rafa e uscimmo, eravamo tutti rammaricati che uscimmo a 12 punti. Il Napoli c'ha 12 punti con 2 partite ancora da giocare, sai. Giocatori che hanno fame, giocatori che stanno dimostrando di essere da Napoli. Infatti questo Napoli ha già passato il turno ed è una notizia incredibile che dopo 4 giornate siamo già alla fase eliminazione diretta. Il Napoli poi quest'anno può ambire, secondo me, arrivare primo, perché se continui così, anzi, se Liverpool e Rangers dovessero pareggiare, credo che il Napoli sia praticamente primo anche matematicamente, o comunque ne manca un punto. È veramente qualcosa, un cammino incredibile, e quello che stupisce è la capacità poi del Napoli di offrire soluzioni differenti, perché nel primo tempo la qualità di Raspadori, nel secondo tempo la fame di Osimhen, anche a volte no, frettoloso in alcune giocate, si fa male anche chissà, ti entra Dombélé che ti fa una prestazione di quel tipo e di quella qualità. Questo è un organico veramente infinito. Allora, gli piace sfilare, allora Salvatore Cagliazza, vieni pure ad accomodarti. Scrivono, perché noi siamo in diretta anche sulla pagina Facebook di Canale 8, c'è Giuseppe Matrone che ha una compagna bellissima, per questo ti faccio i complimenti, che scrive: dai, parlate un po' della Juventus. No, qui parliamo di calcio, parliamo di sport, di una prestazione stupenda. E perché ci dobbiamo intossicare, scusate, ce ne frega. Scusami. Ma parliamone, scusami, dovrebbero mettersi un po' dietro la lavagna e stare in silenzio, o magari Corrado più mi può capire perché è un po' più grande di me, ma la generazione è quella. Ma quando non andavi bene alle elementari, ti mettevano le orecchie di asino sulle e ti portavano nelle classi degli altri a farti schernire perché non andavi bene, tu poi dovevi reagire. Ecco, così io farei con questo della Juventus. Ti metterei queste orecchie di asino e fare il giro per gli stadi per dire, per schernirle e dire non siete al momento caldo. No, mi dicono alla regia, meno male che il sistema dell'istruzione è un po' cambiato. Perciò io ho detto Repubblica, abbastanza. Repubblica stamattina scriveva questo, la Juve, la Befana d'Europa, fa il giro delle città e fa regali a tutti, poi in realtà. Però vedi, c'è qualcuno ancora che è affiliato a cattive abitudini dalle parti nostre che si adombra, ma pazienza, dovrai sopportarci, andiamo oltre. Mi spieghi una cosa, perché sì. Corrado, io ho esordito dicendo una progressione come quella di Osimhen. Diciamo che l'impatto di Osimhen con la partita è stato molto disordinato. Io ti segnalo una cosa, Silver. Sì. Prima del gol su Twitter, Osimhen lo stavano massacrando. I tifosi di Napoli, c'erano centinaia e centinaia di post contro Osimhen. Ma si è arrabbiato anche Spalletti, eh? Centinaia e centinaia di post. Sì. E finito per farti capire poi l'isterismo a volte per questa piazza. Cosa succede? Cioè, oggi Osimhen era il male. Sì, ma noi abbiamo avuto la controprova effettivamente di come cambi il Napoli quando c'è Raspadori in campo, quando c'è Osimhen. Perché Raspadori è uno che collabora tantissimo, che viene incontro spesso addirittura sui piedi di Lobotka quasi, per tirarsi i difensori, aprire gli spazi. Osimhen va verso di le praterie, no, è un cavallo sì. Che corre nelle praterie. Oggi si vedeva che aveva la voglia di fare gol, la voglia di mettere anche lui il sigillo a una prestazione importante del Napoli. Non si discute come giocatore, un giocatore che ha grandissime qualità. Il Napoli chiaramente ha molte soluzioni e a spazio aperto Osimhen è un giocatore straordinario. Ragazzi, non dimentichiamo che non giocava dal 7 di settembre. Esatto. Cioè, non vedeva, sembra star bene, ecco. Dal 7 di settembre questo è entrato come una furia, sì. Al di là del fuorigioco, ma la voglia matta di segnare e di chiamarsi i palloni, Gennaro, dimostra che questo ragazzo ha voglia
di vincere e partecipare però anche lui a questo festival che sta facendo. Abbiamo, Salvatore, scusa, abbiamo per caso il fuori onda, cioè la maniera accalorata con la quale Cagliazza ha accompagnato la performance di Osimhen, perché sarebbe molto interessante. Io mi arrabbiavo solo. Non lo possiamo mandare. Mi arrabbiavo sempre per il sistema dell'istruzione. Mi arrabbiavo solo per il fatto che si faceva trovare, cioè si vedeva a occhio nudo che stava in fuorigioco, e anche Spalletti, infatti, ma esci da sto fuorigioco. Però certe volte ha un atteggiamento troppo, come dire, si sbraccia troppo. Però alzo le mani. Però ha una voglia devastante. Alzo le mani sul gesto che ha fatto con Kvaratskhelia quando gli dà il pallone e dice calcia il rigore. Ah, finalmente. Molto bello. Ma poi da contraltare, ok, ha sbagliato qualche occasione, ma quante ne ha avute, ragazzi? Cioè, questo tante. Si è creato 7-8 palle gol. Cioè, posso, in 40 minuti. Possiamo ricostruire un attimino? La partita l'avete vista tutti, sicuramente. Che cosa succede? L'Ajax sta facendo un disimpegno. Si va verso il portiere Pasver perché si proverà, o almeno nella loro intenzione, c'è provare uno degli ultimi assalti verso la porta del Napoli. La palla arriva sui piedi di un rallentato Blind, colpa di Italia, che non lo ha fatto riscaldare perché lo ha tenuto fuori lo stadio per intervistarlo. Blind... Quanti metri ha recuperato? Ha recuperato 5 metri in un attimo, in un amen, sai? Lui è uno che quando parte in velocità in progressione è devastante, veramente è devastante. E ricorda Eddie, perché Eddie Cavani era così? Cioè per... Aveva caratteristiche diverse, però la progressione a campo aperto era uguale, sì. Questo, poi voglio il commento di Salvatore, ha twittato De Laurentiis, mamma mia, che emozioni, grazie Napoli. Ragazzi, 12 milioni di euro. Lo sapevo. Ragazzi, 12 milioni di euro, più il passaggio del turno, che da primo o da secondo sono quelli soldi, però sono meritati, sono strameritati. Poi mettici il sold out delle tue partite con Liverpool, certo, e con l'Ajax, ragazzi, di quello che ti sei garantito di andare a giocare. Chiedo poi parere a Corrado, a Gennaro e a Arturo. Tu sei il conduttore, tu sei il conduttore, non mi permetterei mai di toglierti il lavoro. Però secondo me oggi, Corrado, anzi domani mattina, bisogna chiamare Spalletti a rinnovare, perché se questo è diventato una certezza, una sicurezza per una squadra come il Napoli. E lo sta, l'anno scorso, sai, hanno avuto un po' di problemi di infortuni, ma quest'anno, cioè, mi sembra che tutti i giocatori stanno veramente crescendo di valore. Allora, un attimo solo, poi vi lascio continuare perché dobbiamo fare un collegamento con Italia ad anticipare le conferenze, anche perché stiamo allestendo la miglior posizione possibile con il nostro Marchettiello. Ita, ciao! Buonasera. Insomma, l'atmosfera dello studio è calda come quella che si è respirata qui all'interno dello stadio Maradona, un tripudio straordinario come tutte le notti i Champions sanno regalare. E io ascoltavo ovviamente i vostri commenti su Victor Osimhen, d'altronde conosciamo il calciatore, aveva una fame arretrata, la possiamo definire in questo modo, perché restare fuori tanto tempo dal campo mentre i suoi compagni stavano facendo mirabile ovviamente lo ha portato ad avere un atteggiamento ancor più ansiogeno, se possiamo utilizzare questo termine, del solito. D'altra parte questa sua voglia si è poi concretizzata in quel recupero palla, insomma, straordinario. Certo, ci ha messo del suo il difensore dell'Ajax, però è la fotografia, secondo me, colpa mia, sì. Anzi, merito mio a questo merito punto. Tuo, merito tuo. Però, scusa Ita, ti dà sempre l'impressione, Osi, di poterci arrivare? Perché già in precedenza era andato sull'ultimo uomo in possesso palla dell'Ajax, il pallone lo sfiora. Cioè, scusami Italia, mi accomodo. Vai. È una... No, volevo chiedere a Italia, puoi chiedere se sono stati fatti, è stato fatto lo scambio delle magliette, per favore? No, lo voglio sapere adesso. E questo lo potremo scoprire dopo. Magari glielo chiedi a Spalletti, a qualcuno, all'ufficio stampa. Questa dichiarazione che è stata rilasciata ai nostri microfoni dal professore ha avuto già e avrà secondo me un eco importante, perché di fatto si tratta, insomma, di una cosa dal punto di vista deontologico e anche comunicativo estremamente grave, oltre che poi nei rapporti, no, tra le società. Dalia, per quello che riguarda invece, come sta?
Sì, esatto, il problema, volevo proprio parlare di questo, il problema di Anghissà dovrebbe essere al bicipite femorale, insomma si toccava quella parte della gamba, ora bisogna capire a che punto si è fermato il calciatore, è riuscito, il flessore, no, era la parte posteriore della gamba, credo che si tratti di un... No, scusami, ti ho confuso io. Cioè il prof, per carità, insomma. No, per assicurare tutti che più o meno la stessa cosa. Nelle mie scarse conoscenze, insomma, quando mi alleno con quello che chiamo bicipite femorale, però insomma. Se Don Belè è quello che abbiamo visto. Adesso andrà. Sicuramente andrà valutato, insomma, l'entità dell'infortunio e la sua entità, però di fatto si tratta di un problema muscolare. Adesso bisogna capire poi fino a che punto il calciatore dovrà restare fuori. Dombele, a proposito di Dombele, sta migliorando partita dopo partita. Sì. Io credo che abbia fatto un upgrade molto importante anche rispetto soltanto all'ultima partita giocata a Cremona, ed è evidentemente un giocatore che ha bisogno di mangiare campo per poter dare il meglio di se stesso. Avete già sottolineato il bellissimo gesto di Osimhen, che ha dato il pallone a Kvaratskhelia, credo tra l'altro se lo meritasse, no? Considerando la prestazione fino a quel momento. Avete anche sottolineato le arrabbiature di Spalletti nei confronti di Victor, che insomma era evidentemente in fuorigioco ma continuava a correre e a calciare in porta. Però è questa un po' la caratteristica di Victor, che gioca sempre sul filo del fuorigioco, molte volte gli va bene, qualche volta gli va male. Di sicuro io credo che al netto di tutto la prestazione del Napoli di stasera, considerando la rabbia dell'avversario, considerando il fatto che comunque bastava soltanto un punto per qualificarsi, abbia dimostrato la straordinarietà di questo club in questo momento, secondo me, ai vertici del calcio europeo. Mi fa piacere sottolineare anche un tweet di Lele Adani, che ha detto: non c'è miglior calcio di quello che gioca il Napoli, questo è il calcio. Insomma, credo aspetta, aggiungo la consacrazione. Sto twittando anch'io: non c'è miglior o peggior sordo di chi non vuol sentire. Questo riferito al sistema dell'opinione all'auta prebenda, ovvero, perché la riflessione l'abbiamo fatta vediamo come si comporterà. No, perché ieri facevamo una riflessione, qual è stato il giochino che abbiamo fatto. Provate ad indovinare di quale società si tratta. In Italia c'è una società che rispetta i conti, che sa fare mercato, che riduce gli investimenti andando a prendere quelli bravi, che non ha gruppi editoriali cui impone l'opinione all'auta prebenda, che rispetta regole, leggi e sentenze. Vedi, mi provochi, fa ammattire tutti gli altri in Italia. Lo vedi come qual è provo questa società? Lo vedi come mi provochi? La risposta a Salvatore. E poi devo sempre parlare di questi qua. Cioè non mi fai... No, perché, scusa, ho fatto riferimento a qualcuno. Ma io già ti conosco, tu sei ben noto, diciamo, ai non colorati bianconeri. Però volevo dire, 9 milioni e 6 sì. per l'accesso agli ottavi di finale. Io non ho capito perché questa... No, ma tu... Ma scusa, ragioniere. 11 e 2, 11 e 2 per le quattro vittorie, perché sono 2,8, non sono 3 milioni, quindi... 2,8. Cioè, ragazzi... Poco più, poco meno. Mancano, non ho capito perché mancano ancora... assunto da De Laurentiis come mancano ancora altre due partite che sono altri 5-6... Mettici altri incassi, ragazzi, io me ne vado. No, rimani qui, a meno che non ti abbia chiamato la società perché stai facendo i conti in tasca ad un club virtuoso. Allora, non è che qua si fa il nero, qua è tutto ufficiale. Quindi allora, non devo nascondermi, ragazzi, da nessuno. È un'escalation. Intanto, in un paio di battute, ha chiesto di Anghissà, ma lo ha già scaricato perché gli piace Don Belè. Sì. E dice, va già bene così. Assolutamente. No, comunque non mi far passare... Per chi non vuole bene ad Anghissà, perché è un totem e non va toccato. Italia, rassicuraci dopo, speriamo tu possa farlo con notizie alla mano. E poi, lo chiederemo sicuramente. Allora, ti lasciamo definire la postazione, perché tra pochissimo incomincerà il valzer delle conferenze. Sono proprio curioso di capire se porteranno le maglie anche ai giornalisti in sala stampa. Per dire, te, questo è per voi, te. Comunque, io le rifiuterei. Magari. Allora, Ita, hanno rifiutate. Ti lasciamo per un attimo. Apriamo le linee telefoniche, perché questo è il vostro momento. Cioè, veramente, potete, come si dice, potete sfogare. Cioè, questo, dai, date libero sfogo. Ora date libero sfogo al vostro entusiasmo. Leggo anche qualche messaggio. Saluto Rino Lollo.
Alessio scrive: Kvaratskhelia ricorda Kakà, ma pure più forte. Che ne pensate? Osimhen è una forza della natura. No, diverso da Kakà, perché Kakà era più un trequartista, uno che girava per il campo. Lui c'ha una posizione ben precisa, anche se l'abbiamo visto nelle ultime due partite accentrarsi molto. Però è un bel paragone, secondo me. Bene, sì, andiamo subito al telefono, leggo ancora due messaggi. Mare Chiaro: ciao Silvermele, buonasera ai tuoi ospiti, posso essere un pochino hot? Ma sì, a quest'ora sì. Il primo gol è stato più terapeutico del Viagra. va bene, Mare Chiaro, sono contento per te. E Armando De Notaris, bypasso un primo commento. Francesco scrive, Francesco da Calvizzano: ciao, per cortesia, è vero che il muro del pianto da Gerusalemme è stato spostato all'Allianz Stadium di Torino? A me dispiace soltanto una cosa, che questo pianto sicuramente finirà domenica nel derby. Quella è l'unica cosa che veramente mi fa piangere il cuore. Allora, non vorremmo essere nei panni del Toro. No, Leone Perrone, forza Napoli. Mario Marotta: questo Napoli è spettacolare. E poi Armando De Notaris: finalmente hanno fatto tirare il rigore a Kvaratskhelia. Scusami Silver, ma sì. Carminiello dove sta? Non siamo riusciti, non ha risposto al telefono Carminiello, che è sempre il papà o il nonno? Il nonno. Ah, il nonno di Patti e Smith. Comunque qualcuno mi diceva, siccome tu sei... Sì. Un grande amante del Toro, ha qualche somiglianza con Meroni? Sì, che fa parte di un calcio. Vabbè, un po' lontano, però sì, questa continua finta, questo puntare l'avversario. Visto che comunque lo associamo a tanti calciatori, anche Claudio Sala, anche Gigi Lentini. Ma sono velocità diverse. Comunque. A velocità diverse, velocità diverse. Al telefono, pronto? Pronto? Sì. Allora, io vorrei fare un omaggio a tutti i tifosi napoletani. Vai Vincenzo. Con una canzone inedita che ha per titolo L'inno del calcio Napoli, e siamo coinvolti tutti quanti. Ci sta un po' di adesso della parte. E vai. Ma che cosa? Ah, devi cantare? È una canzone. Ciò che succede nell'ambito del calcio Napoli. Sentiamo. Che stai combinando? Ho messo qualcosa, qualche altro dispositivo. Ma non si sente. No, Vincenzo, però non si sente, ti devi avvicinare al telefono. È lo stesso. Questa era la presentazione. Devi spegnere il televisore, poi manda via i presentatori ed esibisciti, però velocemente. Sì. Vai. Signore e signori, Vincenzo da Pagani. Ladies and gentlemen. Vai, ladies and gentlemen. Vincenzo, Vince da Pagani. Suona. È al piano. Ma stai suonando? Sembra una canzone di Natale, vero? Io vorrei essere a casa di Vincenzo Roba, adesso. Secondo me però il pianoforte ce l'ha in cortile, perché è troppo onda. Bene, bene. La fiducia però è un bel pezzo. Dopo aver visto ballare anche i nostri colleghi in regia, Vincenzo, ti ringrazio, sei stato gentilissimo, abbiamo apprezzato molto. Ancora. Questo ti mancava, secondo questo me. Questo mi mancava, non mi era mai successo ancora. Francesco Ciccio Notaro, no, Sergio scrive: mi sono convinto che siamo veramente forti, avevi bisogno della conferma che è arrivata stasera. Francesco stimola Mare Chiaro, anche se il verbo non è proprio esaltante. Pornografia pura. Francesco Merone: si può dire che Kim a destra non si trova proprio a suo agio? Qualche errore l'ha fatto in fase di impostazioni. Okay. Io sentivo il commento di Marcheggiani, perché ha un'apertura diversa, no, rispetto a quando giochi sul lato sinistro. Forse qualche difficoltà l'ha avuto, però è solo una questione d'abitudine, secondo me, no? In questo momento ha giocato a destra, ma vedi da quanto tempo non giocava, dall'inizio del campionato. Non so se altrove giocava. Io credo che domenica col Bologna entrerà Ostigard, perché comunque lo devi mettere in condizione di esprimersi al meglio. Sicuramente Juan Jesus ha avuto qualche difficoltà, il calcio di rigore lo hai detto tu, da regolamento, ma secondo me è anche forzato. E siccome l'arbitro è andato convinto sul dischetto, certo, lì il VAR non poteva intervenire. Quindi, ma al di là di questo, il Napoli ha sempre tenuto in pugno la partita, Silver. Sì. È sempre riuscito, ogni qualvolta che è andato in difficoltà, a segnare di nuovo.
e alla fine, per evitare qualsiasi problema, Furia Victor Osimhen ha messo Furia a cavallo del Furia, West. Il cavallo del West ci sta, e i nostri telespettatori hanno capito quali sono, insomma, le nostre abitudini, anche il tenore della prestazione, ci stanno al gioco. Mare Chiaro dice: ragazzi, è Best, come George Best, in riferimento a Kvaratskhelia. E poi anche un po' Donadoni. Armando De Notaris, ti faccio i complimenti. La capacità, Donadoni aveva di puntare sempre, Tu hai lavorato con Donadoni? No, sei arrivato. Sono arrivato quando subito andava via. Meno male. Ci siamo incontrati con Mazzarri. Meno male. Certo che sì. Nell'inizio di stagione Spalletti ha avuto qualcosa da ridire su quanto passi la palla. Settimo assist di Quara e settimo gol. Questo ragazzo è entrato numeri da grande giocatore. È arrivato Schröder. Ah, senza maglia. Anche questo ha una somiglianza particolare che riuscirò ad individuare tra pochissimo. Stasera è un po' a Franco Lerda attualmente. È lui, è Franco Lerda, nuovo allenatore dell'Ajax. Franco un po'. Franco, sì, l'ho conosciuto. Un po' nervoso. Sarei desideroso di capire che dice. Siamo stati in partita. No, te lo facciamo sentire. Cercando, ragazzi, della regia di fare ping pong. Cioè, quando risponde, poi proviamo ad ascoltare soprattutto la traduzione. A patto che sia attendibile il traduttore. Beh, dopo quello che hanno combinato. Veramente cambieranno qualcosina, no? Nella penso traduzione. Proprio di sì. Penso proprio di sì. Sentiamo. Ok. Van de wedstrijd. Dus er heeft continu een team op het veld gestaan wat de dingen samen deed. Wat eigenlijk in de manier van Ajax wilde spelen. Een van onze betere wedstrijden, denk ik, dit seizoen. Als je ook meeneemt tegen wat voor tegenstander je speelt. En we hebben genoeg mogelijkheden gecreëerd, ook de eerste helft om te scoren. En als je naar hun goals kijkt, ze waren dodelijk efficiënt, zeg maar, in de kansen. En het waren gewoon uitstekende goals. En, eigenlijk moet je voor rust zeker een goal maken. En na rust, denk ik, hebben we de tweede helft waren we nog beter, denk ik, dan de eerste helft. En het is alleen jammer dat het zo eindigt met 4-2. Want de 3-3 zat er eigenlijk in. En volgens mij zat zelfs de 2-2 erin. Lullige penalty, maar oké, die geven ze dan. Maar de 4-2, dat was gewoon ongelukkig en stom van ons. Dat mag ons niet overkomen op dit niveau. Je praat over Champions League niveau. Dan is het zonde dat je de wedstrijd dan zo 10 minuten voor het einde weggeven. Dankjewel. Vertaling alsjeblieft. Prima di tutto le mie congratulazioni per il Napoli, è veramente un'ottima squadra, anche se abbiamo reagito bene rispetto alla partita della settimana scorsa, abbiamo giocato come Ajax, forse anche una delle migliori partite da parte nostra questa stagione, abbiamo giocato bene insieme, però il Napoli molto molto efficiente, grandi gol. Anche se il primo tempo noi dovevamo fare un gol, peccato del 4-2 perché il 3-3 era anche vicino, però il quarto gol, prendere un gol così non è possibile. Joep, beginnen met jou, de NOS. Alfred, jouw analyse. Misschien dat je op de tribune toch een andere beleving hebt, daar zijn er ook vragen mogelijk. Però Schröder comunque la sua abitudine non la perde, giustamente, perché dice: abbiamo fatto una buona partita, forse tra le nostre migliori interpretazioni dell'anno, e siamo andati anche ad un passo dal 3-3, che non ricordo però. No, immagino quando gioca male. Questa è stata la miglior prestazione, forse è stata migliore rispetto all'andata. L'andata, sicuramente. Per quanto riguarda la sua squadra. Perché il no, ma anche nel modo giocare, un po' più attenti, un po' più accorti, meno... Fase difensiva terrificante. Lì sono andati proprio con la testa contro il muro. Comunque, ragazzi, andate e ritorno. 10 gol è tanta roba. 17 gol totali come più Paris Saint-Germain. Aspettavo un approccio diverso con la partita di ritorno, invece hanno iniziato male. No? Però Conrad, hanno iniziato male. Napoli ha iniziato normalmente. Il merito del Napoli che ha fatto subito il gol. Napoli non ha inserito nemmeno la quarta marcia stasera. Napoli ha fatto due gol, poi ha gestito, ha accelerato quando doveva. Ecco, Michael Jordan, che è uno che ha vinto qualcosa, diceva sempre questo: la capacità delle grandi squadre di abbassare la marcia e reinserire poi quelle grandi. È questo che invece Napoli l'anno scorso non riusciva mai a fare. Quando staccava la spina, siamo ad Empoli, no? Vinci 2-0, stacchi la spina, perdi. Questa squadra sembra saper gestire emotivamente il momento. No, ma poi
cioè, con questa vittoria ha superato tutti i record della sua storia. Certo. Cioè, il Napoli non era mai riuscito a conquistare gli ottavi dopo quattro partite e soprattutto a vincerle tutte e quattro, certo. Facendo 12 punti. Quindi è tanta roba. Epocale, però, epocale. È vero. Quelli bravi. Epocale. Vediamo, torniamo un po' ad ascoltare Schröder in attesa che arrivi la traduzione. Eccola. La domanda era, forse è un po' diverso fare delle analisi dalla tribuna, non è che il Napoli era semplicemente una misura di troppo, non lo vedo così, anche noi abbiamo avuto delle occasioni, mi ricordo il primo tempo con Kudus, secondo me anche il Napoli aveva un po' di paura di noi. Come ho detto prima, il 4-2 di Osimhen, che ha fatto vedere tanta voglia di pressare, però è un errore di Blind che non può succedere. È forse un po' un problema anche mentale, non lo vedo così. Come ho detto, abbiamo avuto delle occasioni. Sul discorso di Wijndal, è stato infortunato per 5 settimane e per quello è entrato Yuri Bas, che in questo momento sta più in forma di Wijndal. Cosa porto ad Amsterdam? Che abbiamo giocato bene, comunque meglio come squadra, sicuramente rispetto all'altra settimana. Ci sono bisogna avere, e Corrado è stato con grandi allenatori e pure Gennaro, no? A volte bisogna avere anche l'onestà intellettuale di accettare la sconfitta. Vedremo, il problema è stato Blind, che ha perso la palla con Osimhen. L'hai presa per tutta la partita tranne in qualche occasione. Torni a casa con 10 palloni in due partite, 180 minuti, cioè, dici ma meritavamo di più, ma meritavate di più che cosa? Se Lozano è partito e portiere ha parato, se Osimhen è finito 10 volte in fuorigioco e basta un millimetro, cioè, ma di che parli? Ha anche segnato sull'imbeccato. Questo sembra Alvini. Ha anche detto che il Napoli aveva paura dell'Ajax. Forse alla partita d'andata poteva avere qualche timore, perché l'Ajax passa per una grande squadra, da un buon palleggio, che mette sotto l'avversario proprio sotto questo profilo. Invece secondo me il Napoli non ha avuto per niente paura. No, credo proprio di no. Anzi, ha giocato una grandissima squadra in modo anche spavolato. Quindi è normale che l'allenatore la vede in un altro modo. La paura aveva lui stasera, perché l'approccio, come dicevi tu, un po' più accorto, è servito a poco, perché il Napoli, come hai detto tu, se vuole accelerare, accelera. Se vuole stare lì a folle, sta a folle. C'è la domanda? No. Alla gara della Johan Cruyff Arena. Hoe heeft u de Sanchez gezien? Wat vond u van hem na zijn blessure natuurlijk? En over de rol van Berghuis, hoe die andere rol vergeleken met vorige week heeft ingevuld. Allora, è ancora traduzione, hanno partecipato i nostri telespettatori anche sui social, sono attentissimi e gli piace questo gioco delle somiglianze. L'ha beccata Nello Aliberti, che probabilmente in sintonia con la nostra regia, l'allenatore dell'Ajax somiglia a Jimmy Somerville, il cantante dei Bronski Beat, ed è veramente identico, potete andare a cercare. È arrivato il primo report del Napoli, proprio sul sito ufficiale, su Chissà, parla di risentimento alla coscia destra. Allora. Risentimento è una buona notizia. Risentimento vuol dire che c'ha un adesso problema. Adesso bisogna vedere indagine strumentale. Si è fermato in tempo, però. Forse appena uscito subito. Quindi lo auguriamo. Io ho sentito qualche collega che era allo stadio, che è uscito camminando tranquillamente. Ma secondo me è uscito da solo. Non belego. Ce l'ha fatta e non ci sono problemi. E anche Berghuis ha giocato bene. Volevo far entrare gambe fresche verso la fine. Buonasera mister, sarebbe un'eresia se dicessimo che questo Napoli può arrivare in fondo a questa competizione, è un po' troppo? Zou het te veel zijn om te zeggen dat dit Napoli misschien wel in de finale zou kunnen komen?
finale è sfer weg. Vabbè, rientriamo perché sta sfogliando un po' la sua Margherita. A proposito di Margherita, vince per ora Vincenzo Iovine, che balza in testa alla classifica nell'interazione social, perché scrive: frate, con questo tono proprio così, no, perché è così lo deve Vincenzo dire. Alla, no, perché dalla scrittura si capisce come lo pronuncia. No, se già dice frate, ti portate 10 Margherita e manca 10 vi vorrei. No, l'ho letto benissimo, però più vabbè, o meno il senso era corretto. Ci possiamo scatenare sui 10 babà, i 10 sfogliatelle, 10 fiocchi nevo. Quello ha preso 10 gol. Non ha speso nemmeno una parola sul Napoli. Cioè, dice il Napoli è la squadra che mi ha impressionato. No, l'ha detto che il Napoli ha giocato bene. Dai, ma bene, ragazzi, è un conto. È una squadra che ti ha impressionato, ragazzi, che ti ha distrutto che ha preso 6 in tutti i reparti. È 4 in trasferta, ma che può dire? È chiaro. Cioè, è stato criticato molto la partita d'andata, moltissimo, anche lì in Olanda. Già alla vigilia della prima sfida al Napoli veniva dal pareggio contro il contro i gol, Go Ahead Eagles 1-1. Quindi, poi ha vinto nell'ultimo turno con il Volendam, ma stasera si aspettavano forse di più. Allora, messaggi, andiamo in pubblicità in modo da non trovarci fuori tempo quando arriverà Luciano Spalletti. Un abbraccio a Raffo Monaco che ci scrive e poi fa punti anche Armando De Notaris, che a proposito dell'interpretazione di Vincenzo da Pagani scrive: l'inno del Napoli quando il simbolo non era manco il ciuccio. ci sta. E poi vamos con el triplete, ancora Armando, e Raffaele Grillo che gli dice: stiamo calmi. Salvatore Palmentieri: ho la sensazione che questo Napoli si sappia gestire in maniera ottimale, sa quando fermarsi, sa quando attaccare senza smontarsi non appena prende gol. È un po' quello che diciamo poco detto, fa sì. Vogliamo andare a fare complimenti a Lozano, perché come no? Ha fatto una grande partita assieme a Kvaratskhelia, di spessore, di corsa, di velocità. Sbloccarla subito non era facile, e poi aveva Politano davanti che sta facendo bene in campionato, quindi la possibilità di poterli utilizzare entrambi a distanza di 3 giorni a questi livelli, secondo me, non ce n'è in Serie A in questo momento. Sbizzarritevi anche con il vostro migliore in campo di questa serata memorabile. Kvaratskhelia 9. Niente, non vuole aspettare la pubblicità perché deve giocare sempre in anticipo, così come ha scaricato Anghissà in nome di Ndombele, così si è espresso prima. Così come ho bastonato Osimhen durante la partita. Ragazzi, se riusciamo a mandare in onda quelle cose lì, andiamo in pubblicità e poi ripartiamo. Break, pubblicità con Salvatore, ripartiamo così perché, attenzione, i Rangers di Glasgow sono in vantaggio contro il Liverpool, e anche questa è una notizia, i Rangers hanno fatto un gol in un girone che per ora è stato estremamente negativo per loro. Un messaggio e a conferma. Chi è Higuain? Chi è? No, è Blind. Blind chissà se ci racconterà come. Ma a parte gli scherzi, Osimhen gli ha strappato il pallone. No, ma può un giocatore presentarsi con la maglietta e bianca e la camicia di jeans? Da quando fai anche il censore? No, non faccio il censore. È la divisa della... È la divisa ufficiale, ragazzi. Allora era vero che non avevano le magliette. Quindi non c'hanno manco la tuta. Anche a giacche. No, niente. Allora, Delia Pagliuca. Ciao Delia, prof di lingue, che scrive: migliore in campo Kvaratskhelia, sono semplicemente estasiata. Dal suo modo di giocare possiamo paragonarlo a George Best. Ad ogni modo, con i fuori onda di Caiazza si può fare il picco d'ascolti. Un caro saluto anche a te. Devi fare degli auguri, ricordati. Ah! E tanti auguri a Gennaro Ombra, il nostro carissimo amico, grande Jenny, ciao, in una serata 41 anni, 41 anni, beato te. Beato te. Andiamo subito da Luigi di Torre Annunziata. Blind lo lasciamo lì con i suoi pensieri, chissà se poi lo chiederemo a Italia, se parlerà anche di come Osimhen lo ha investito. Luigi? È bello che è andato, Luigi. Allora, spenderei qualche parola positiva anche per Ciuchi Lozano, che viene puntualmente preso in giro da certi ignobili fruitori di Twitter. È uno dei pochi che salta l'uomo. Ha detto Salvatore. Beh, uno dei pochi, no. Uno dei pochi mi sembra Salvatore, limitativo. No, nel Napoli ci sono tre che saltano di un certo livello: Politano, Kvaratskhelia e anche lui. Però lui è un po' più lineare nel farlo, gli altri vengono anche dentro. Ma c'è un altro insospettabile che salta l'uomo in modo diverso, ma è Lobotka, perché Lobotka quello fa di tutto, però Alvarez ha detto ma perché poi Maradona, lo stiamo dando per scontato, ragazzi, ma la partita stasera di Lobotka è di un livello altissimo. Sai cosa, Jenny, tu hai giocato
non so se ha fatto il portiere, se hai fatto anche il portiere, forse solo il portiere. In alcune occasioni anche quello. Però la cosa che impressiona di Lobotka è la capacità di venire fuori dai momenti difficili in poco spazio, nel momento in cui fa la piroetta su se stesso ha già dato due non metri. Lo prendi più. In riparazione. È impressionante, c'è una rapidità, un controllo. Io sentivo il commento che dicevano paragonabile un po' a Pizarro, un po' a quei play. Effettivamente lui è ancora più piazzato rispetto a Pizarro, baricentro basso tutti e due, però lui vedo che c'ha più gamba. Poi c'ha, è quindi, un regista, ma c'è il passo della mezzala. No, le sterzate batte, non li prendi mai, poi c'è la capacità di ripartire. Cioè, poi Pizarro non giocava a livello, però era molto lento, questo è velocissimo. No, ma poi ha un linguaggio del corpo che fa paura, ragazzi, è uno che ti affronta, non la perde mai. Ti viene in faccia e poi se ne va, impressionante. Allora Francesco Santoro, poi andiamo al telefono. Superman esiste, il suo nome è Stanislav Lobotka. Napoli-Ajax al netto delle due partite, sta bevendo Blind, birra? No, acqua. Due partite, era colorata. Napoli ne segna 10 subendone 3, Lobo è illegale, scrive Marechiaro. E poi Napola Kazan, questo amico ci scrive da Verona, e scrive 10 e Fasulo. Forza Napoli, sempre davvero una squadra e città. Ma io ti dico, anche questo, noi ci siamo dimenticati di Lorenzo. Ha fatto una partita. Escono. Cioè, tutti stiamo parlando, sai, di giocatori che vanno verso il gol, ma di Lorenzo che partita ha fatto? Mostruoso. Il più preciso una di sicurezza, sono due anni che fa. Due anni che migliora sempre le. Il giocatore è veramente importante per Napoli. È vero. Al telefono chi c'è? Pronto? Pronto? Buonasera, pronto? Mi senti? Sì. Buonasera a tutti voi. Ciao. Buonasera, sono Luigi. Caro Luigi, benvenuto. Ciao. Ciao Silver, buonasera a tutti i tuoi graditi ospiti. Ma che cosa dobbiamo dire? Questo è un Napoli stellare. Io ho visto tutti i Napoli, incominciando quando giocava Vinicio. Vinicio giocava, Pesaola. Giocavano, ma questo è stellare dopo Maradona, dopo il Napoli di Maradona, perché quello lì Maradona è il re e lo togliamo. Il Napoli di Sarri, bravissimo, perciò voglio chiedere a voi questo dopo. Il Napoli di Sarri, bravissimo, però avevo uno schema come una cosa fatta fissa, tac, tic, toc. Questi qua c'hanno più schemi, c'hanno più. Diciamo più modelli, io non mi so molto esprimere perché sono anziano, però voi che siete molto, mi dovete dare, se è vero o no questa spiegazione, questi sanno fare tutto, sanno fare un gioco diverso, invece il Napoli di Sarri è bellissimo per carità, però questo qui a me mi sta facendo divertire la maniera, che io non lo so, io non sto capendo niente, ma quando mai tutte queste vittorie in Coppa dei Campioni, mo diciamo che Liverpool non è buono, diciamo che l'Ajax, ma quando mai, ragazzi, io tengo cuore rinto zucchero, tengo 72 anni, io non ho visto mai queste cose, allora voglio dire solo una cosa, bravi tutti voi, forza Napoli, forza Napoli, e vinciamo pure lo scudetto, voglio dire e lo dirò sempre. Va bene, grazie Luigi. Assai, ciao Luigi, grazie, voi. Grazie. Comunque non riesci. Blind ha chiesto la prova dell'autovelox questo sul gol, dice che andava a 100 all'ora e al massimo 60. Da multa. No, a ritira, no, tre punti a Coppa Patente. Scusate, perché la domanda di Luigi, la considerazione di Luigi è molto interessante. Il Napoli di Sarri, bello, bellissimo, tu ci hai lavorato, ingabbiato anche in un'intelaiatura dalla quale non uscivano o non dovevano uscire in maniera troppo netta i singoli. Nell'interpretazione da Canovaccio, è così o no rispetto a questi qui? Ma Maurizio lo conosciamo, è un perfezionista di ogni cosa, quindi incanalava un po' in determinati canoni la sua filosofia di calcio. Però ogni squadra ha una prerogativa diversa, quindi forse questa è una squadra che c'ha più, non voglio dire più qualità, ma c'ha più soluzioni, c'ha più giocatori che hanno più soluzioni. Ha più soluzioni proprio a livello individuale, di caratteristiche dei calciatori inserite poi in un sistema, perché è quello che poi fa la differenza. Sarri tutti questi cambi non ce l'aveva, giocavano in 12, 13,
qua sono in 20 che possono entrare e fare la differenza. Non mi pare neanche ci fossero i 5 cambi, però. No. Era un altro calcio. Allora, tutte e due ottime squadre che giocava bene quella di Sarri, che gioca bene questa. Forse Sarri faceva un po' più giro palla, un pochettino sì, più manovrata. Loro invece è più pratica in certe soluzioni, perché certe volte verticalizzano subito, attaccano. Certe volte danno subito palla ad Osimhen. Hanno giocatori quindi, con caratteristiche un po' diverse. Sono caratteristiche diverse. No, ma su due grandi allenatori. Sì. Io stravedo anche passare assolutamente. Quindi è un po' copio il suo modo di allenare e di far giocare la squadra. No, volevo se Salvatore Mondò chiamava un attimo Montervino come la settimana scorsa con Raspadori. Perché cosa vuoi appuntargli? Scusami, visto che quello che ha fatto un gol di sinistro. Bellissimo, pane, sotto il set, gran cosa vogliamo da questo? Perché hai preso questa questione? Non ho preso questa questione con Montervino dalla prima puntata di Ne Parliamo il lunedì, perché lui ha detto che il valore del calciatore è troppo, secondo me è anche poco. Per quello che sta dando in questa Champions, un ragazzo del 2000 che giocava a Sassuolo, non giocava al Bayern Monaco o piuttosto all'Inter, io credo che, secondo me, proveremo. Allora, scusa, ma lo paga in diversi anni? Sì, e lo paga anche. Allora, lo paga 5 milioni di euro l'anno. Ok, se lo vende fra due anni a 80 milioni, non l'ha pagata 35 milioni. No, ragazzi, è una grande operazione. Il discorso di Raspadori non aveva senso. Solo a Napoli si poteva inventare questa storia che Raspadori fosse solo Montervino paga. No, ma non è stato il solo. Allora proveremo ad accontentarti, perché la nostra redazione è già al lavoro per raggiungere telefonicamente Ciccio Montervino. Lì si sta confessando, ma sta da tre ore. Deve parlare, deve dare spiegazioni. Deve spiegare tanti gol che ha preso. 10 al telefono, pronto? Sono Francesco da Salerno. Oh, caro Francesco, ben trovato. Ciao, l'Inter cosa sta facendo? Non mi interessa, Nesto. Ah, sei andato oltre. Non sto seguendo, sto seguendo voi, ho seguito il Napoli. Bravo Francesco. Sincero, che c'è da vedere? Cioè, l'Inter, dopo che uno segue il Napoli, non c'è traversa di genere. Ma una cosa, io alla faccia di tutti quelli là che comprano i grandi giocatori ormai finiti, questa sera si è qualificato il Napoli e si è qualificato il Bruges dall'altro girone. Ah, è vero, il Bruges, Il Bruges che aveva un girone infernale. È primo, il Bayern Leverkusen, l'Atletico Madrid, l'altra squadra che non mi ricordo. Cioè, assurdo. Cioè, questa è la faccia del calcio sostenibile di tutti quelli là che spendono milioni e miliardi per fare le squadre. Cioè, si mette solo vergogna. Pareggiato 0-0 in casa dell'Atletico Madrid. Il Bruges. Sì, pensa, fanno circolare con allenatori come Allegri, come Simeone, come, gente che ormai si dovrebbe ritirare da anni. Comunque un grande Napoli, veramente sono vero. Più orgoglioso di essere campano, di seguire il Napoli e di seguire questa grandissima squadra. E questo è il messaggio più bello di Francesco, che è un tifoso appassionato di calcio, che ci chiama da Salerno, naturalmente tiene tantissimo i colori della sua città, che sono anche guarda il tuo amico anche nel nostro Montervino, cuore. Guarda. Montervino intanto con il professor Bruno Siciliano e Massimo Vignati. Siciliano è ovunque. Allora, grazie Francesco intanto, un abbraccio fortissimo. Messaggi prima di tornare al telefono. Pasquale Leone scrive: Schreuder, nel virgolettato, nelle due partite andavamo bene finché l'arbitro non ha fischiato l'inizio. Giancarlo Esposito: ma non sentite aria di freschezza che i senatori l'anno scorso non facevano respirare nello spogliatoio del Napoli? Quest'anno la squadra sembra molto legata. Ma perché dobbiamo andare a cercare? Bravo, vai, questo non ti piace. Cioè, non diamo il tifoso napoletano, purtroppo è così, si dimentica di quello che abbiamo fatto, di quello che stanno fatto i giocatori importanti. Cioè, adesso Mertens non è più il trascinatore, Koulibaly, ma è una pratica inutile. Ma non va bene così, perché dobbiamo dare merito ai giocatori che hanno fatto crescere il Napoli, che questi hanno contribuito alla crescita della società. Dobbiamo toglierci quest'area di provincialismo da addosso. Perché no, tu ridi, non è così. No, ma rido perché. Ma no, è così. Ma ragazzi, Insigne ha dato il suo, Mertens ha dato il suo, Ospina ha dato il suo, Koulibaly ha dato il suo. E basta, Fabian ha dato il suo, basta, è il passato,
Oggi pensiamo al presente, pensiamo a Kvaratskhelia che ci fa godere con i suoi dribbling, i suoi tunnel e i suoi calci di rigore. In questo non l'avevamo mai visto, lo abbiamo visto anche all'opera dagli 11 metri. Scusa, per il resto è roba passata. Ognuno ha dato il suo, ma Blind ha dato il suo. Assai. Ma ha capito che parte l'aereo? L'ha presa, non l'ha data. Ma secondo me rimane a Napoli un paio di giorni. È probabile. Perché è borghese. Guardate, prima parlavo di Spalletti a Sky e c'è una questione molto interessante che secondo me ci può far discutere. Dice il Napoli gioca un calcio meraviglioso. Spalletti dice, quindi ci smentisce, gli schemi non esistono più nel calcio, gli spazi non sono più fra le linee ma fra gli avversari. Quel che è fondamentale è saperli riconoscere. Ha ragione. Sentiamo una visione un po' molto interessante. L'allenatore cosa dice? No, ma giustissimo, anche perché gli schemi, cioè tu puoi provare tutto quello che vuoi e poi in partita magari non ti riesce. È come riesce e la capacità di interpretare la gara. Questo è quello che dice. Quindi andare a trovare la giusta soluzione al momento giusto o lo spazio giusto al momento giusto. Torniamo al telefono, c'è un telespettatore in attesa. Pronto? Ciao Silver, buonasera Salvatore. Buonasera. Ciao Salvatore, benvenuto. Ciao Silver. Mi senti? Benissimo. Oh, ringraziamo. Allora, volevo dire una cosa prima, ma senza nessuno spirito di polemica. Sì. Montervino ha semplicemente detto che per quel prezzo pagato attualmente lui non avrebbe speso quei soldi e ha specificato molto bene che non vuol dire che il giocatore non li vale o non può valerne anche il triplo se diventa quello che noi auspichiamo diventi, ma semplicemente che 35 milioni a lui sembravano troppi. Però Salvatore, scusa che ti faccio io la sintesi, perché ormai è diventata, noi ci giochiamo anche. Perché ogni volta si questione. No, la questione non esiste, ti dico la sintesi, senza quei soldi non lo prendi. Ecco, è tutto molto semplice. Appunto. Non lo prendi e perdi, sì. Una grandissima occasione. Siamo d'accordo. Però per amore della verità, ascolta, una cosa è dire che io dico che quel giocatore quei soldi non li vale. Una cosa è dire, secondo me è stato pagato troppo, che non vuol dire che domani non ne può valere 300. Una cosa annulla l'altra, amico mio, ti chiami anche come me. Io capisco che vuoi fare polemica con me perché io prendo in giro Montervino. Però un calciatore del 2000 che arriva a quei livelli, che arriva in nazionale, ti fa qualificare per la Final Four di National League, ti sta confermando da titolare in Champions e in campionato, per me 35 milioni sono pure pochi. Allora, scusami Salvatore, per tagliare la testa al toro, che non si è mai fatto, il toro quello. Però per soprattutto la prossima. Soprattutto la testa alla zebra. Intanto c'è Spalletti e poi ti saluto. La sintesi estrema, 35 milioni, li hai? Sì, li metti con la formula che peraltro è comoda per il Napoli, te lo prendi. Non li hai, non lo prendi e perdi una grandissima occasione perché è un giocatore che diventerà allora, ancora Silver, più forte. Non polemizziamo, non tagliamo la testa al toro, ma tagliamola sempre alla testa. Aspetta, Salvatore, o rimani in attesa o ti saluto. No, Silver, un bacione. Ciao, grazie. Buona trasmissione, grazie a voi. Grazie. Eccoci qui, rientriamo in diretta veramente soltanto per i saluti e per andare al Maradona, perché c'è Francesco Repice che salutiamo, David Gilmour del giornalismo italiano con Italia. Conclusioni di questa splendida serata, a voi. Francesco, ti prego di ripetere anche ai microfoni la battuta che hai fatto prima su Sanchez. No, ma perché io mi sono divertito, non so se mi sono divertito di più a vedere la partita, a raccontare la partita per Radio 1 o la conferenza stampa di Spalletti. Infatti sono stato zitto, non ho fatto domande. Prima mi ha fatto divertire anzi l'allenatore dell'Ajax che ha detto Sanchez ha retto bene, ha giocato un'ottima partita. Io ho paura che sto ragazzo subisse dei problemi psicologici e lui l'avesse tirato fuori dal campo a un certo momento, perché ho provato veramente pena per lui, perché io stasera ho visto qualcosa di straordinario al di là del recupero in difesa, come ha detto Spalletti, di Kvaratskhelia. Non ho visto un giocatore normale, ho visto una cosa diversa, forse mi sono spinto addirittura un po' al di là con il paragone, ma con quei calzettoni abbassati, la maglia numero 77 non 7, a me è venuto in mente un nord irlandese.
e obiettivamente per una persona come me avanti con gli anni vedere un simile spettacolo insomma riconcilia. E poi mi sono divertito pure a sentire Spalletti che giustificava il calo nel secondo tempo. Io ne ha fatti 10 e questi ne ha presi 2, si parla di calo nel secondo tempo. Io sinceramente insomma, significa che qua li ha abituati bene a Napoli, per cui insomma mi sono divertito da morire. Infatti non ho fatto domande, sono rimasto zitto, ho fatto da spettatore. L'importante è godersela. Grazie Francesco, grazie. Silver, noi abbiamo finito dalla sala stampa del Maradona e ti restituisco la linea. Ottimo lavoro, come sempre. Ita, un abbraccio fortissimo. Ci sentiamo e ci vediamo domani sera in onda in linea calcio, ok? Ciao Ita. Ciao Italia. Ok, a grazie, domani. Saluti da tutti e buon rientro anche al nostro Marco Leone. No, volevo rassicurare l'amico da casa che cameraman non ci sono. No, perché chiudiamo così, è arrivato questo messaggio, Salvatore Mondo ascoltami bene, di un telespettatore sui social. Ah, noi non facciamo censura. Ieri sera è caduta la linea mentre parlava Massimo con il professore. Oggi Massimo ha telefonato in redazione perché secondo lui, che stava esprimendo un concetto contrario alla gestione del presidente De Laurentiis, avremmo fatto censura. Non succede mai, tanto è vero che ti dico cosa ha scritto un telespettatore poco fa, mi fa Rincel a Salvatore Caiazza che se gli salta un bottone della camicia ammazza l'operatore che fa le riprese in studio. E io gli dico che l'operatore non c'è perché le telecamere funzionano con il joystick. Quindi a Massimo ammazzo con... No, stiamo ammazzando prima. Va bene. Allora ragazzi, è stata una splendida serata, ci siamo divertiti tantissimo e anche per merito del Napoli. Assolutamente. È vero, ha ragione Repice. Ho visto qualcosa di molto oltre la straordinarietà in questo Kvaratskhelia. Ha fatto delle cose, ragazzi, impressionanti, impressionanti, ma tutti bravissimi. Noi ci ritroveremo per commentare quello che succederà nelle sfide degli azzurri con i Rangers di Glasgow e poi con il Liverpool, con il passaggio agli ottavi di finale che è stato già acquisito questa sera. Grazie a Gennaro Scarlato. Grazie a voi, Benny. Buonanotte. Gran piacere come sempre. Salvatore Caiazza, ciao. Salve. Ci vediamo lunedì. Ci vediamo lunedì e ne parliamo il lunedì, ok? Ciao Salva. Ciao. E grazie a Corrado Saccone. Ciao Corrado. Grazie a voi. È un piacere. Grazie, ragazzi, a tutti. È vero. E grazie sempre dell'invito. È un gran piacere. E Arturo Minervini. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Grazie a voi per averci seguito, soprattutto ai colleghi che in maniera magistrale hanno curato la parte tecnica. Buonanotte. Ci vediamo domani. Ciao.